Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà il primo di una serie di video nei quali spiegherò come allevare cibo vivo. Tra le diverse specie di vermi utilizzate in acquariofilia come cibo vivo per pesci, il Tubifex è sicuramente una delle più famose. Si alleva con facilità e presenta un'alta appetibilità per la maggior parte dei pesci. In natura il Tubifex vive spesso in acque fortemente inquinate, sovraccariche di materiale organico in decomposizione, tanto che in certe situazioni è una delle pochissime specie visibili a sopravvivere. È possibile rinvenire questi vermi nelle raccolte d'acqua vicino alle stalle, in canali putrescenti e in altri ambienti veramente inquinati. Questo aspetto del Tubifex produce due conseguenze. Una negativa, cioè che non potremo raccoglierli in natura, perché rischiamo contaminazioni di organismi indesiderati. Invece, anche un'altra conseguenza positiva, ovvero la loro robustezza e la loro facilità ad allevarli. Per poter dare inizio ad un allevamento di Tubifex ci servirà un contenitore, che sia di plastica o di vetro, o comunque qualsiasi altro recipiente, preferibilmente basso e largo. Ci servirà della terra di campo o d'orto. Questa però dobbiamo stare attenti che non sia fertilizzata, quindi io consiglio di comprare un terriccio al supermercato, però facendo sempre attenzione che non sia fertilizzato. Ci servirà acqua di acquario o ancora meglio di laghetto, ci serviranno delle pinze e ovviamente è uno starter di Tubifex. Questo lo potremo comprare da privati, da allevatori oppure negozi di acquariofilia. Per preparare l'ambiente di allevamento dovremo andare a bollire la terra in modo da uccidere altri organismi e scaricarla da parte dei nutrienti inorganici che giungeranno in soluzione, in colonna. Si dispone la terra nel contenitore formando uno strato di circa 1 o 3 cm almeno, dunque si ricopre con all'incirca 4 cm d'acqua. È preferibile acqua di acquario o di laghetto. Nel giro di alcune ore il sedimento in sospensione si deposita, dunque si possono rimuovere eventuali rametti di legno o comunque altro materiale che rimane in sospensione, questo per facilitare la raccolta di questi ultimi. Dunque si introducono i Tubifex, i quali cercheranno presto di nascondersi nel terriccio soffice. Già dopo alcune ore o pochi giorni si potranno notare dei piccoli fori nel substrato, indice che Tubifex lo hanno colonizzato, costruendo i loro tunnel individuali, utilizzati come rifugio in caso di pericolo. È possibile vedere parte del loro corpo fuori dal tunnel, oscillante, comportamento tipico collegato alla respirazione. La dieta dei Tubifex è abbastanza varia e la loro tendenza è opportunista. In genere, comunque, prediligono animali morti, tra cui anche pesci. Vi è chi fornisce carne macinata, pesci surgelati o morti in acquario. Io preferisco usare mangimi secchi, seppur derivanti da pesce, in modo da portare il meno possibile patogeni magari responsabili di tali decessi nell'allevamento di cibo vivo. Sconsiglio dunque di fornire loro pesci morti, ma preferire alimenti secchi. L'alimentazione con vegetali può andar bene e generalmente crea meno squilibri. L'uso di derivati animali, tuttavia, rimane la scelta migliore per una resa più elevata. L'aumento del numero di vermi può apparire nel primo periodo deludente. Nella maggior parte dei casi sono necessarie settimane o mesi affinché il tasso riproduttivo diventi apprezzabile. Dopodiché ci si può aspettare una valida fornitura di cibo vivo per i propri pesci e in caso possiamo anche andare a congelarli per avere le scorte tutto l'anno.
Detto questo, vi ringrazio per la visione e spero che il video possa essere stato utile. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e lasciate un pollice in su. Per maggiori chiarimenti potete unirvi al nostro gruppo Telegram che trovate il link in descrizione. Vi saluto e vi do appuntamento in un altro video.